Eccomi, eccoci. Sono venuta a prendere le bambine, siamo anche in ritardo. E adesso corriamo a prendere Gabriele. Povera, sono sempre a correre. Per bloccare Pia, che stava scendendo dalla scala, mi sono anche sfasciata un ginocchio. Perché mi ha telefonato la ragazza delle torte. E allora stavo parlando con lei per fare la decorazione sopra. Ciao Luisa! E poi Pia stava scendendo la scala, quindi per prendere Pia sono uscita super velocemente, mi sono spaccata la schiena e un ginocchio. Davvero? Mi sono fatta malissimo, mi sono tutta sbucciata. Ma va. E niente, adesso ripassiamo da casa un secondo, che prendiamo il telefono per Gabriele, che me lo sono dimenticata, e poi andiamo a prendere Gabriele e lo portiamo a fare il pond. Sì, adesso la mamma va a prendere l'enfo e poi torniamo. Parla bene però, per favore. Adesso la mamma va a prendere il telefono e poi andiamo a prendere Gabriele. Certo. Che carino! Ma corre incontro alla macchina. Che linda! E quella è la tua amica. Mamma, scendo un attimo io. No, perché bisogna aprire la porta, quindi vado a sono i cani. Ciao, vado. Raga! Giada, con noi c'è Sabrina, perché ha una tonsilla gonfia e quindi la portiamo dal dottore. E qui c'è Pia e fa freddo, guardate che tempo. Vabbè, allora buongiorno. E dunque siamo tornati dal pediatra, abbiamo fatto, cioè ho fatto due lavori perché loro non hanno fatto niente, e adesso stiamo andando a prendere Giada e poi andiamo a prendere Gabriele per portarlo al pon. E volevo aggiornarvi su quello che ha detto il pediatra. Dunque il pediatra ha detto che Sabrina ha una tonsilla gonfia, sì, che devo... ho capito chi è, che praticamente deve stare, non serve che sta a casa, può andare a scuola, deve però mettere degli spruzzi, spruzzare delle medicine in gola per far sì che non vada avanti, perché ha detto è già fortunata che non ha la febbre, quindi possiamo tranquillamente, può tranquillamente andare a scuola, e se poi ci sono dei cambiamenti durante la settimana che ci sentiamo, quindi per il momento diciamo tutto ok, quindi domani torna a scuola e niente, abbiamo già preso le medicine che ci servono
solo una, l'altra arriva oggi pomeriggio e la mettiamo e le mettiamo e mi devo mettere le sveglie come dicevo nella live, perché se no non me lo ricordo, perché poi magari sto facendo tante altre cose quindi magari non me lo ricordo, poi passa il tempo, perché uno lo deve spruzzare 4 volte al giorno e invece l'altro 3 volte, ha detto per sicurezza in tutte e due le tonsille. E quindi qui è sempre molto pericoloso perché ci sono le mamme con i bambini a piedi, con i passeggini, i bambini che corrono, e quindi è sempre molto complicato. Allora, Giada presa, Giada palesati con un braccino, fai vedere che ci sei. Ok, no, qua lì era Sabrina, dov'è Giada? Non la vedo io. Ah, ok. E c'è un po' la fotocamera appannata, ma io quando sono fatti qua, e Pia è dall'altra parte. E adesso appunto prendiamo Gabriele. Comunque cioè, mi dispiace per stamattina perché sapete che impegno avevo, però d'altronde se Sabrina non sta bene non è che posso fare miracoli, insomma. Anche io, cioè, ho pensato, beh, non ha la febbre, può andare lo stesso, però poi ho pensato anche, e se non ha la febbre adesso, ma magari poi durante la mattina mentre a scuola le viene, e quindi poi devo andare a prendere di corsa e correre dal pediatra e fare tutto il percorso COVID, perché se ti senti male a scuola devi fare tutto il percorso, oppure andando oggi poi magari ha la febbre e quindi poi diventa più difficile magari recuperare la situazione. E allora ho detto, prevenire meglio che curare, portiamola subito dal pediatra, ed è per questo che l'ho portata stamattina. Mi dispiace per il funerale, mi dispiace per mio zio, ma purtroppo cause di forza maggiore hanno fatto sì che io non potessi andare. Ma che, sai con la testa dentro? Prima cosa, importantissima, allacciati la cintura. Poi guardate se vedete Gabriele. Lo vedete? No, perché ancora non è uscito. Guarda. Sto video, ma finché devo fare queste manovre, perché non so dove mettermi con la macchina per prendere vostro fratello, ed è uno dei motivi per cui vi facevo prendere il pulmino era questo. Ho visto Pica.